BancoPosta è uno dei principali fornitori di servizi bancari in Italia e offre ai suoi clienti la possibilità di effettuare bonifici periodici mensili. Ma cosa succede se si desidera revocare o annullare un bonifico? In questo video vi guideremo attraverso il processo passo dopo passo in maniera veloce e semplice. Accedere al sito? Iniziate andando sul sito ufficiale di Poste Italiane, Poste.it. Qui dovrete effettuare il login inserendo le vostre credenziali per accedere al vostro account personale. Molto probabilmente vi chiederà di autenticare la vostra identità tramite un messaggio sul vostro numero o tramite l'utilizzo di un token. Procedete e arriverete nella home page dashboard principale. Navigare nel menu. Una volta effettuato l'accesso, dirigetevi verso la sezione Conto e Carte. Questa opzione si trova nel menu a barra situato in alto a sinistra della pagina, vicino al testo Home. A questo punto selezionate Conto nel menu a tendina a destra e selezionate Addebiti diretti SEPA. Quindi, ricapitolando, dopo aver cliccato su Conto e Carte, sulla parte destra dello schermo, troverete un link denominato Conto. Cliccate su di esso e successivamente selezionate Addebiti diretti SEPA. Visualizzare la lista degli addebiti? Adesso verrà visualizzata una pagina che elenca tutti gli addebiti SEPA associati al vostro conto. Qui potrete vedere tutte le domiciliazioni attive, in verde, e quelle disattivate, in rosso, scorrendo verso il basso. Come ottenere dettagli sulla domiciliazione? Se desiderate ottenere ulteriori informazioni su una specifica domiciliazione, cliccate sulla freccia accanto ad essa. Questo vi mostrerà dettagli come la persona o l'azienda a cui state inviando bonifici mensili. Revocare il mandato? Se avete deciso di revocare una domiciliazione, cliccate sul pulsante giallo Revoca mandato. Si aprirà una nuova pagina che vi chiederà di confermare la vostra decisione. È importante notare che questa è un'azione irrevocabile. Una volta confermata la revoca, tutti i futuri addebiti associati a quella domiciliazione non saranno più eseguiti. Dopo aver cliccato su Revoca mandato, dovrete cliccare sul pulsante giallo Autorizza. Il sistema potrebbe richiedervi una verifica dell'identità per finalizzare l'operazione. Una volta completata questa verifica, riceverete un messaggio di conferma e la vostra richiesta di revoca sarà completata con successo. Anche se in questo video ci siamo concentrati sulla revoca di una domiciliazione, è possibile anche attivarne una nuova dalla stessa pagina. Tuttavia, tratteremo questo argomento in dettaglio in un altro articolo. Speriamo che questa guida vi sia stata utile e vi aiuti a gestire al meglio le vostre finanze con BancoPosta. Alla prossima!